Ah, no, il congresso, sto andando a ritroso, sto risalendo. Dunque, qui invece il ragionamento, magari sbaglio, ma il mio ragionamento è ultra pragmatico. Approfitto e dico subito, così poi le considerazioni finali le faccio più corte. Guardate, noi stiamo facendo quella cosa che abbiamo iniziato a luglio, io la chiamavo il miracolo, stava succedendo. Ok, adesso noi dobbiamo fare Mission Impossible, che è più difficile il miracolo, nel senso che noi partiamo con due o tre handicap banali. Uno, non ci sono elezioni in vista, e quindi l'entusiasmo di queste sono delle elezioni storiche, bisogna essere, che anche ci ha aiutato, in questo momento non c'è, anzi c'è una stanchezza, c'è un senso di quasi di sfiducia incazzata, cioè neanche queste qua hanno risolto, dateci tranquillità, governi chi governi, purché stiamo fermi e che non ci sia un altro. Questo quello che fa, secondo me, toglie dall'arena politica energie umane che altrimenti ci sarebbero. Questo vuol dire che abbiamo una platea di potenziali interessati militanti più piccola di quella che c'era a ottobre. Perché io mi ricordo quando ho cominciato a girare fra settembre e ottobre, una delle cose che continuava a uscire ovunque, e mi ricordo che facevo proprio il giochetto in molte riunioni di far alzare la mano, era: ma davvero volete esserci alle elezioni? E la gente dice: assolutamente, siamo qua perché dobbiamo esserci. Quindi questa cosa delle elezioni funzionava a incentivo. Questo non c'è, il che vuol dire che hai meno potenziali militanti, punto numero uno. Punto numero due, vabbè, c'è il noto handicap che noi dobbiamo riconvincere la gente che siamo credibili, e questo ci richiede non solo un'operazione nostra di chiarezza interna, c'è poco da fare, richiederà, e non chiedetemi per favore la formula magica oggi, richiederà che con un minimo di sforzo e di elaborazione collettiva noi ci inventiamo due fuochi d'artificio che ci facciano notare e ci diano una qualche presenza sul palcoscenico, sia esso nella forma di una proposta, sia esso nella forma di qualche evento pubblico, sia esso nella forma dell'adesione al movimento di personaggi visibili e sorprendenti. Qualcosa del genere serve per riuscire a creare. La terza cosa che rende tutto questo un po' Mission Impossible è che, proprio per la ragione detta prima della non vicinanza delle elezioni e del fatto che c'è una domanda sociale di tranquillità, oggi io vedo un paese che ancor più di un anno fa vive una situazione di profonda schizofrenia, e cioè c'è una consapevolezza di pancia che sono amari, ma c'è una domanda quasi isterica di convincersi che i pannicelli caldi di Letta serviranno. In un ambiente di questo tipo, andar lì e riuscire a far passare il nostro discorso, che non può non continuare ad essere: guardate che sono problemi seri, che sono questi qua, che con i pannicelli caldi non se ne esce, che questo è un problema strutturale, che ci vuole un cambio di politica che dure 10 anni, eccetera, eccetera, eccetera. E niente, c'è poco da fare, urtiamo contro un muro proprio di resistenza psicologica di cui occorre essere consci. Perché tutta sto preliminare per arrivare alla questione del congresso? Perché alla fine occorre mettersi a fare le Mission Impossible fino a quando non ti rendi conto che sono impossible per davvero. Ora, il mio senso della realtà mi dice che se entro, non voglio essere religioso con i santi morti il 4 novembre, ma va benissimo anche Sant'Ambrose, però se entro una data ragionevole, dopo aver rimesso le cose in piedi e dopo che ci siamo detti fra di noi che più o meno quello che sapevamo fare l'abbiamo fatto, noi non abbiamo moltiplicato le adesioni per 4, ragazzi e ragazze, beh, si tratta di guardarsi in faccia e dirsi: o mi reinvento davvero una cosa completamente nuova, oppure la macchina adesso non c'ha più trazione. Cioè, mentre sono perfettamente disposto a lavorare con pazienza e andare su lentamente appiglio dopo appiglio, ho bisogno di vedere trazione. Se non vedo trazione, vuol dire che ho sbagliato la via, vuol dire che ho sbagliato la mossa, vuol dire che è troppo scivolosa, insomma, quello che volete voi. Quindi un orizzonte ragionevole è quello che ho in mente. C'è poi una seconda, per quello ho detto ottobre piuttosto che novembre, perché quello mi sembra l'orizzonte ragionevole nel quale o si è riusciti a fare il salto, oppure è il caso di ripensare l'intera operazione. C'è anche un'altra questione più pratica e immediata, che aprile ci sono le elezioni europee. Ora noi lì, paradossalmente, credo che abbiamo uno spazio, perché dovuto a due o tre cose. Uno, siamo l'unica forza oggi in Italia che può connettarsi a livello europeo con i gruppi liberal democratici
e cercare di ottenerne l'endorsement, anzi contribuendo a qualcosa di nuovo al loro punto di vista, che sulle questioni, diciamo così, interne, molto vicino al nostro, non totalmente, ma molto vicino al nostro, mentre sulla questione di a cosa serve l'Europa, pur avendo, io credo, conoscendoli, avendo anche discusso con loro, con uno di loro, grazie proprio a Luciano Vasta, si spero non vedo più, ma insomma, seguendoli un po', loro sono ultra europeisti, centralizzatori, secondo me, perché non hanno capito dove è il problema. Però credo siamo disposti a accettare un dibattito che potrebbe venire proprio da noi e da altri movimenti e partiti del Sud Europa, che gli facesse capire dove c'è l'errore nella maniera in cui loro perseguono l'obiettivo europeo. L'altro aspetto, che è un vantaggio nostro, è che nelle elezioni europee tende a contare abbastanza la visione, il messaggio e la personalità. Noi abbiamo la possibilità, se facciamo uno sforzo intelligente, di rimettere in campo persone di prestigio, di capacità della società civile, con professionalità acquisite e utilizzabili, io credo superiore in percentuale ai voti che abbiamo preso, cioè rispetto alla competenza. Quindi l'occasione europea, siccome in una maniera o nell'altra favorisce un discorso un po' più forbito, una campagna elettorale un po' più sofisticata, per noi è un'occasione da utilizzare. Se però è vero quello, vuol dire che o sto partito che si ripresenterà a aprile ce l'hai pronto per Natale, se no, se ti dai come obiettivo a febbraio, ricominci un'altra corsa infernale in cui hai un mese e mezzo per far tutto. Quindi c'è anche un problema proprio pratico, perché il periodo natalizio sparisce comunque, alla fine devi essere il 15 gennaio con un partito che funziona, fare le primarie e fare queste cose qui. Quindi l'ho fatta lunga, ma vorrei dire che dietro la mia proposta dei 6 mesi non c'è così un numero a caso, c'era anche una riflessione su quello che vogliamo fare e sulle scadenze politiche, non era un numero tirato dal cappello. Io su quello ho detto prima un po', su quello che penso della questione federale. Poi io credo che adesso, quindi la presenza dei 20 presidenti nel Consiglio nazionale, io personalmente il Consiglio nazionale vorrei che lo riunissimo almeno un paio di volte in questi 6 mesi, perché c'è da costruire linea, eccetera. Siccome abbiamo poche risorse, permettetemi una battuta, che non è tutta la battuta, la raccontavo ieri a Roberto, la ragione per avere una direzione nazionale di 24 e non di 32 era seguente. Perché 24 più il coordinatore fa 25. Zoom permette teleconferenze fino a 25, il che ho calcolato ci permetterà nei prossimi 6 mesi di operatività di risparmiare qualcosa come 300.000 euro. Perché altrimenti, se 25 persone devono tutte simultaneamente muoversi, andare per un giorno e mezzo nella stessa città, 10 volte nell'arco di 6 mesi sono soldini. Quindi quello ce lo facciamo da casa. Ovviamente adesso il 24, chiunque si candidi deve dimostrare di possedere una connessione internet a alta velocità. Chiederemo a Filippo Caprioli di testarlo con il numero di megabyte, eccetera eccetera, e di sapere utilizzare Zoom come Dio comanda. Vabbè, requisito essenziale oltre alla conoscenza dell'italiano. Quindi vabbè, quei soldi che risparmiamo lì magari proviamo a usarli invece, vabbè, no, il Consiglio nazionale bisogna riunirlo fisicamente, perché 120 persone in conferenza video sono impossibili. Le relazioni poi invece con le presidenze regionali, si tratterà che il gruppo che costruiremo, e non solo io, proprio lo dico seriamente, comincia a girare un po' il paese in maniera precisa, programmata, con degli incontri regionali o macro regionali nell'arco dei prossimi 2 mesi, non solo io, ma almeno una decina della direzione nazionale, che si faccia carico di andare a conoscere le realtà, le persone, le questioni, eccetera, eccetera. Si comincia così, dopodiché dovremo cercare di costruire nella struttura organizzativa dei meccanismi con un responsabile, chiamiamolo così, territoriale, che sia una persona capace di comunicare settimanalmente con tutti e di tenersi all'allerta.